A Roma, in un banalissimo edificio di via Oslavia, che passa inosservato, tanto è comune la sua facciata borghese, c'è l'appartamento più straordinario che si possa immaginare. È quello che il pittore futurista Ball ha ammobiliato, decorato e curato fin nei più piccoli particolari, per creare un'atmosfera futurista per sé e i suoi familiari. L'appartamento non ci dà che una pallida idea di come doveva essere la prima casa di Balla. Molto più grande e piena di oggetti e mobili straordinari. Quella casa fu un luogo di incontro per tutti i futuristi. Balla fu costretto a lasciarla all'epoca delle prime speculazioni immobiliari di inizio secolo. L'entrata è dipinta in due colori. I quadri appesi in modo inusuale, solo sulla parte superiore della parete, sono posti l'uno accanto all'altro e vengono rischiarati da lampadari astratti che diffondono una luce dorata. Questi quadri sono il riassunto delle ricerche di Balla. Gli attaccapanni, vestiti futuristi, Balla li portava già nel 1912. Questa camera, il lampadario segue la linea della decorazione murale. Tutto è futurista. Contro la finestra un fiore sole futurista. Gli oggetti sono futuristi. Le tappezzerie, i paraventi, i mobili dalle forme e dai colori vivaci e allegri, e perfino i copridivani e i copriletti sono stati tutti creati da Balla. In questa casa vivono le sue due figlie. Una di esse si chiama Luce Balla. Luce Balla. E perché? Perché in quel periodo in cui io sono nata, mio padre faceva queste ricerche sulla luce, quindi mi ha messo questo nome. E sua sorella come si chiama? Mia sorella Elica, invece, perché è nata nel periodo futurista, quindi il movimento Elica. Mio padre ammirava l'aviazione, gli aeroplani, tutte queste cose. Elica e mia sorella Luce, movimento e luce, la sua ricerca. Fu col cane al guinzaglio, la lampada d'arco, il 1909. Bisogna riportarsi a quei tempi in cui si era entusiasti delle nuove scoperte scientifiche. La luce elettrica era un avvenimento straordinario. E in primavera è andato a dipingere le rose, ma quando è tornato ha srotolato un solo rotolo, una tela, dove c'erano tutte queste zampe del cane al guinzaglio, i piedi. La mamma, la nonna, anche loro si sono guardate se non era impazzito a quei tempi. Una cosa così era eccezionale, le successioni dinamiche del cane al guinzaglio, un passo del cane con la signora che lo tiene al guinzaglio. Guido Ballo. Nel cane al guinzaglio noi abbiamo questa ripetizione delle gambe del cane, per cui sembra che ci siano diversi cani che corrono.
Il fatto è che lui moltiplicava, che Balla moltiplicava il movimento, lo suddivideva, lo moltiplicava, rinnovando la serie. Diventa il maestro di Boccioni, di Severini e più tardi anche di Prampolini e di De Pero. Quindi ha già un ruolo fondamentale perché insegna a quelli che saranno poi altri maestri del futurismo. Nel 1910 Balla con altri pittori futuristi firma il primo manifesto per una nuova pittura che respinge ogni influenza del passato e si pone come scopo un'armonia profonda con la vita. Boccioni, pittore e scultore, è l'allievo preferito del Balla, il più attaccato alle idee futuriste e il più accanito sostenitore del movimento. Balla gli dedica una scultura che ha per titolo La linea di forza del colpo di pugno di Boccioni. Sfortunatamente Boccioni muore nel 1916 in guerra. Carrà. Il movimento futurista è per lui il pretesto per un rinnovamento formale. Ben presto egli si orienta verso la pittura metafisica. Russolo. Dipinge poco, ma lo si sente molto. È il rumorista del movimento e fabbrica gli strumenti musicali più incredibili. Severini. Allievo di Balla, debutta nel futurismo seguendo da vicino l'insegnamento del suo maestro. A Parigi è influenzato dalle teorie cubiste e vi aderisce in pieno. Si stabilisce quindi nella capitale francese. Sposa la figlia del poeta Paul Fort e stringe una profonda amicizia con Apollinaire. Saint-Élia, architetto, si unisce a loro. Lancia un manifesto contro l'architettura Pompier e stende il progetto della nuova città futurista. I futuristi redigono il loro manifesto sotto la guida del Marinetti. Il poeta, fondatore del movimento lanciato a Parigi sul Figaro nel febbraio del 1909 come movimento letterario. Oltre 150 manifesti sui soggetti più vari e inaspettati vengono distribuiti in tutta Europa. La futurista francese Valentine de Saint-Paul redige il manifesto, La donna futurista. Per combattere l'arte ufficiale, Marinetti inventa degli slogan futuristi. Una macchina Elica Balla. Espresso può essere più bella di un quadro. Un'automobile in corsa è più bella della vittoria di Samotracia. Ho avuto tante emozioni quando ho viaggiato con mio padre, soprattutto in treno. Guardavo fuori dalla finestra la natura, il mare, le vene. Ebbene, avevo questa impressione di velocità e mi sono sempre chiesta come fosse stato possibile un tempo proporre una pittura statica. La scomposizione del movimento lo porta inevitabilmente ad interessarsi alla velocità del movimento stesso. Studia le automobili in corsa. Gli aerei nel cielo. Li immagina attraversati da linee di velocità provocate dalla luce.
I problemi artistici si moltiplicano. Da ogni parte ne sorgono di nuovi. La velocità e la luce tolgono ogni sembianza reale all'oggetto per dar luogo ad un'altra realtà che deve essere rappresentata da un'immagine prismatica e dinamica dell'oggetto stesso. Giorgio De Marchis, organizzatore della retrospettiva Balla al Museo d'Arte Moderna di Roma, ci spiega la posizione occupata dal quadro Velocità astratta nella storia dell'arte moderna. È il quadro futurista più importante che ha dipinto. È in assoluto uno dei più importanti del futurismo. Oltre ad essere, a mio parere, uno dei più significativi del periodo dell'avanguardia europea anteriore alla Prima Guerra Mondiale. Automobile in corsa. Luce più velocità. Il problema della velocità astrale è riassunto nel quadro La costellazione di Mercurio che passa davanti al Sole. È la continuazione del quadro sul volo delle rondini. I rapporti tra gli oggetti e il movimento portano allo studio dei rapporti tra colori puri. Dopo aver dipinto lo strano quadro, vista dalla sua finestra di Düsseldorf, Balla crea le compenetrazioni iridescenti. Nel 1912 era dunque a Düsseldorf per fare la decorazione della casa dei Loewestein, che era la signora era stata una sua allieva. E là per la prima volta applicò come decorazione queste compenetrazioni iridescenti, le famose compenetrazioni iridescenti che sono uno studio analitico dei passaggi del colore l'uno nell'altro. Arriviamo alle compenetrazioni iridescenti, ci troviamo di fronte a un problema veramente nuovo e inedito nei riguardi di tutta l'avanguardia europea. Le compenetrazioni iridescenti aprono un capitolo nuovo che è ancora vivo ai nostri giorni. Questo pittore, sempre all'avanguardia nell'evoluzione dell'arte, nasce a Torino nel 1871. Autodidatta, segue solo per 2 mesi i corsi serali dell'Accademia di Belle Arti. È affascinato dall'ideologia socialista e dalle nuove scoperte scientifiche. Questi due temi saranno sempre presenti nella sua opera. Egli giungerà in pieno futurismo all'idea che il quadro ha valore soltanto come ispiratore di idee da applicare alla vita quotidiana, agli oggetti d'uso comune, perché si possa vivere in un ambiente felice e sereno.
Nel 1895 va ad abitare a Roma. Nel 1900 si reca a Parigi. Egli cerca nelle esposizioni degli impressionisti una conferma ai suoi studi sul colore e sulla luce. Una fiera lo impressiona in modo particolare. Dipinge così il suo primo quadro importante, La Fiera di Parigi. Sette mesi dopo torna a Roma. Felice di ritrovarsi a Villa Borghese, luogo in cui ama riflettere sui suoi quadri. Lì incontra la donna che qualche anno dopo diventerà sua moglie. Elisa non sarà solo una compagna per lui, ma parteciperà attivamente alla sua evoluzione e alle sue ricerche. Ball si allontana dagli impressionisti. Comincia a dipingere dei ritratti che lo rendono subito celebre e quadri a tema sociale. Veduta periferica di Roma. Il cantiere. Notturno con lampioni. La giornata dell'operaio è un quadro che rappresenta il cantiere di un edificio in costruzione. La signora all'ospedale. Sua moglie e sua figlia Luce. La pazza. La figura della pazza appare in controluce su un fondo di luce solare brulicante e di particelle dinamiche. Il parco di Villa Borghese è un insieme di vari quadri. Egli porta nei suoi quadri delle innovazioni compositive. I tagli di certe sue opere porteranno alle inquadrature della foto d'arte cinematografica. Il ritratto di sua madre, del 1909, può essere considerato l'antesignano dei grandi ritratti della pop art americana.
Come gli artisti di oggi, anche Balla ha il gusto della provocazione. Il 15 aprile 1913, a Roma, i passanti di Piazza di Spagna e di Via del Babuino assistono ad un fatto del tutto insolito. Un'enorme striscia di tela, tesa attraverso la strada, annuncia la morte di Giacomo Balla. Nel frattempo Balla e i suoi amici futuristi gridano gli slogan del movimento. Viva Balla! Viva Balla! Basta con l'oscurantismo! Uccidiamo il chiaro di luna! Viva i futuristi! Uccidiamo il chiaro di luna! Viva i futuristi! Quella stessa sera egli si sbarazza a poco prezzo di tutti i quadri che l'hanno reso celebre. I suoi quadri pre-futuristi sono ormai le opere morte di un Giacomo Balla defunto. Mentre è appena nato il Balla futurista. Il futurista ama le manifestazioni. Allo scoppio della Prima Guerra Mondiale, egli manifesta a favore dell'intervento dell'Italia. È convinto che la guerra possa portare dei cambiamenti politici importanti, in linea con le sue idee. Balla dipinge quindi una serie di quadri sulla bandiera italiana. Mentre alcuni futuristi sono in guerra, quelli non mobilitati organizzano serate artistiche, sintesi teatrali, letture di poemi in libertà. Tutto il futurismo tende allo spettacolo, al teatro, fin dalle prime manifestazioni. Comincia il teatro già nelle provocazioni, vorrei quasi dire di piazza, e poi nelle serate famose futuriste. C'è un vortice nell'epoca. E quindi c'è quelli attaccati al passato che non volevano assolutamente ammettere niente di nuovo e gli altri proiettati nell'avvenire. E allora questo suscitava uno scontro violentissimo, c'erano entusiasmi e odio addirittura. E Marinetti poi era formidabile, presentava i suoi amici e poi venivano declamate delle poemi, le parole in libertà famose, anche mio padre, mi ricordo quando lui le declamava, era un entusiasmo, tutti, perché mettevano loro stessi grande vitalità in queste cose, c'era il passaggio del vento che faceva lulululululu, e poi il fiore, e poi gli uccellini che facevano cip cip cip, e il treno che arriva, ecco, questo è un funerale a Piazza Termini, ombrelli pioventi lacrimanti, folla nera, la, tra-ra-la-la, la, tra-ra-la-la. Dietro la bara forse unico dolore, tra-la, la-ra-la-la. Treno che arriva, me ne infischio. Quando si sapeva che c'era la serata futurista, quelli contro portavano tutta questa roba e gliela gettavano contro, si insultavano, succedeva nel finimondo, una cosa feroce. Il teatro deve essere dinamico, simultaneo, autonomo, illogico, irreale. Un insieme di scene che non hanno niente a che vedere con il testo, venute dall'esterno per dare vita ad un insieme interessante, che crea nuove associazioni di idee. Giacomo Balla, decomposizione di stato d'animo. Primo atto. 666 milioni, 333 milioni,
444.000. 999 lire. Di bilioni. Di bilioni. Secondo atto. Aprire l'ombrello. Aprire l'orologio. Aprire il giornale. Terzo atto. Marinetti e Calderoni, musica per la toilette.